tutti, alcune facce sono note perché le ho incontrate ieri sera, e grazie per l'invito al comune ovviamente per questa iniziativa. Io sono un professionista, nel senso che faccio parte di una società di Torino che si chiama Ventura Urbana, che lavora da una ventina d'anni ormai su processi di tipo partecipato, negoziali, eccetera. Abbiamo cominciato con una ventina d'anni fa, in particolare a Torino, su progetti di riqualificazione urbana, quindi ci occupavamo in particolare di periferie, di riqualificazione, progetti di rigenerazione, facendo anche delle parti proprio progettuali, quindi non solo la parte di ascolto dei cittadini e quindi delle loro esigenze, eccetera, ma anche di progettazione vera e propria. Poi abbiamo cominciato a lavorare, e io in particolare, sui processi negoziali di tipo ambientale, quindi proprio mediazione dei conflitti. Poi abbiamo fatto altri lavori su progettazione integrata, progettazione strategica delle città, eccetera. Quindi abbiamo avuto un po' di esperienza in Italia e anche all'estero, e quindi abbiamo potuto vedere non solo tanti ambiti di applicazione degli strumenti di cui oggi vi parlerò, ma lavorare anche su contesti molto diversi, perché fortunatamente abbiamo sviluppato progetti in tutta Italia, quindi in contesti differenti. Rispetto all'organizzazione della giornata di oggi, mi è stato chiesto di fare le prime due ore, ahimè, dove sono più io a parlare e a darvi un po' di riferimenti teorici, pratici, farvi vedere un po' di strumenti sino al coffee break, e poi invece la seconda parte, farla più in interattiva, un po' di discussione per affrontare di più i temi invece che magari vi stanno più a cuore, o rispetto anche alle vostre esigenze, quelle che avete. Anche in questa prima parte io ho pensato di farvi un po' un excursus teorico e pratico delle cose principali che ho notato nel mio lavoro, però vi chiedo anche qui di interrompermi, di fare domande, posso anche saltare alcune parti se le conoscete già, eccetera. Quindi mi piacerebbe fosse una cosa molto informale e aperta. Io partirò soffermandomi un po' su un aspetto in particolare, che è quello del, più che spiegare cosa sono i processi partecipativi, inclusivi, che bene o male li conoscete, siete interessati, il Comune di Sant'Orso ha fatto diverse esperienze utilizzando questi metodi, ma soffermandomi in particolare su un aspetto, una questione che io vedo che è abbastanza trascurata nelle amministrazioni pubbliche quando cominciamo a lavorare, che è la parte che riguarda la progettazione dei processi decisionali. Cioè, prima ancora di stabilire se un processo è meglio farlo in modo inclusivo, quindi partecipato, aperto, esclusivo, cioè con i pochi che hanno la facoltà di decidere, mi offre fare una serie di riflessioni su che cosa ci conviene fare, che cosa è giusto fare, che cosa perché una cosa che noi abbiamo notato, io dopo la laurea ho fatto un master in analisi delle politiche pubbliche a Torino, diretto da Luigi Bobbio, dove praticamente per un anno ci siamo soffermati su questi aspetti, cioè sulla progettazione dei processi decisionali, cioè sullo studio, quindi l'analisi delle politiche pubbliche, lo studio dei processi decisionali e la progettazione dei percorsi, cioè come arriviamo a definire il problema e come arriviamo casomai a trovare delle soluzioni per risolvere quel problema pubblico che abbiamo in qualche modo individuato. E quindi questo passaggio dall'individuazione del problema alla soluzione
come può essere intrapreso. Ed è lì che noi possiamo decidere se farlo in modo aperto perché ci servono altri soggetti o se lo facciamo in modo chiuso perché questi soggetti magari non ci servono. Il nostro approccio alla progettazione di tipo partecipato, eccetera, è molto, come dire, pragmatico, nel senso che noi consideriamo questi strumenti degli strumenti di aiuto alla decisione, banalmente degli strumenti di progettazione e di realizzazione di alcune politiche. Quindi progettare un processo decisionale significa fare, come in tutte le attività di tipo progettuale, quello di fare uno sforzo creativo, cioè immaginare quale dovrebbe essere il percorso migliore per arrivare ad avere alcune soluzioni auspicate. E quindi quando noi dobbiamo essere consapevoli che quando scegliamo di avviare, prendere una strada e quindi avviare un processo, un percorso decisionale, automaticamente ne abbiamo già scartate delle altre, quindi abbiamo già fatto una scelta quando decidiamo di aprire un processo partecipativo piuttosto che utilizzare processi tradizionali. E quindi, visto che questa scelta ha delle ripercussioni sul risultato finale, è una scelta che secondo noi deve essere molto consapevole. Mi guardate in modo molto... va bene per ora. Quindi abbiamo delle domande a cui dobbiamo dentro di noi rispondere come progettisti o come amministratori, eccetera. Quindi quali sono, no, i problemi che sono chiamato ad affrontare? Quindi con chi dovrò relazionarmi e in particolare quali sono gli interessi che in gioco rispetto a quella determinata politica pubblica. Ieri sera, in questo incontro che abbiamo fatto sull'agenda, sul PAIS, abbiamo ragionato molto sulla questione degli interessi. È evidente che più sono gli interessi in gioco, più è probabile che io avrò degli interlocutori che vorranno intervenire all'interno del processo decisionale, o per ottenere dei vantaggi o per evitare delle perdite. E quindi ragionare sugli interessi, cioè quali sono i costi e i benefici della mia politica, dell'iniziativa che io voglio fare, è un ottimo esercizio per capire, per cominciare a capire quanti sono gli interlocutori con cui io avrò a che fare. Poi magari potremmo vedere anche degli esempi. È ovvio che più il mio intervento stimola interessi sul territorio, più saranno i soggetti che direttamente o indirettamente io dovrò coinvolgere. Tutte le politiche di tipo ambientale, quelle conflittuali che voi conoscete, eccetera, nascono dal fatto che molto spesso i costi, no, di quell'iniziativa, di quella politica, sono concentrati e i benefici sono diffusi. E quindi le persone che intervengono, i comitati, piuttosto che contro una grande opera, contro un'iniziativa, eccetera, intervengono proprio per evitare di avere delle perdite, no, di subire dei costi rispetto all'iniziativa che noi vogliamo fare. Quindi ragionare sugli interessi è il modo migliore per cominciare a definire il quadro degli attori con cui noi avremo a che fare. Altro elemento: quali sono i tempi, le risorse che io ho a disposizione? Più l'amministrazione, il decisore, detiene le risorse fondamentali, meno la necessità di coinvolgere altri soggetti, indipendentemente dagli interessi. Più le risorse politiche, magari ho consenso su quell'iniziativa, eccetera. Ho le risorse finanziarie per farle, magari ho le risorse giuridiche, perché tutto, non solo ho le competenze, ma anche la possibilità di realizzare l'intervento. E magari ho anche un consenso sociale sul territorio rispetto a quell'iniziativa. Più detengo queste risorse, meno ho bisogno
di altri soggetti. Meno ho queste risorse, ovviamente, e più devo cominciare a pensare di recuperarle, trovarle. Altro elemento per decidere se fare un processo aperto o chiuso è in quale fase del processo decisionale sono chiamato ad operare. E quindi i processi decisionali pubblici sono processi che è difficile stabilire quando iniziano e quando finiscono con precisione. Buongiorno. Sono processi che si evolvono moltissimo. Il punto è che ci sono, e poi lo vedremo meglio più avanti, dei momenti del processo decisionale in cui io detengo ancora delle risorse o il processo ha determinate caratteristiche che, grazie al coinvolgimento di altre persone, si riesce a definire, no, magari la soluzione finale del problema, eccetera. Altri momenti del percorso, del processo decisionale, che magari sono troppo avanti o troppo prematuri e quindi non riesco o farei molta difficoltà a far intervenire altri soggetti. Altre questioni che dobbiamo chiederci: cosa si aspettano da noi? Quali sono i nostri compiti? Cioè, siamo in grado di gestire quei tipi di processi? Che vuol dire, abbiamo gli strumenti teorici, metodologici, eccetera, per realizzare quello che abbiamo in mente. L'altra questione importante per decidere bene cosa fare è ragionare su come saranno utilizzati i risultati dei processi. Questo riguarda moltissimo gli amministratori. Ho visto, mi è capitato nella mia esperienza di vedere o anche di fare dei processi che stimolano moltissimo magari le aspettative sui territori rispetto a determinate problematiche e poi magari incontrano delle grosse difficoltà dal punto di vista dell'attuazione. E questo è un pericolo che le amministrazioni devono assolutamente scongiurare, perché i processi decisionali, quelli aperti, partecipativi, come vi dicevo, se ben condotti riescono a sul territorio a creare attenzione, creare aspettative, che poi bisogna fare molta attenzione a non disilludere, perché poi queste disillusioni, questi problemi che si creano, le amministrazioni rischiano di portarsele avanti per lungo tempo. Quindi dobbiamo capire esattamente se siamo in grado di aprire un processo decisionale di tipo partecipativo. Poi è evidente che processi di tipo aperto hanno comunque delle ricadute comunque positive sul territorio, perché vanno ad incidere sul livello di democrazia di quel territorio. La partecipazione ha comunque un valore positivo in sé, e quindi non voglio dire che questi effetti non esistono, però attenzione che spesso, almeno a me è capitato, che si puntasse di più su questi aspetti che possiamo definire collaterali che non sulle questioni di fondo e vere del perché si vogliono aprire questi tipi di di processo. Una volta che ci siamo fatti quelle domande, queste sono altre questioni che dovremmo porci prima di decidere se fare un processo aperto oppure chiuso. E il primo punto è quello essenziale, cioè la cosa che noi abbiamo in mente di fare è ancora in qualche modo modificabile, il progetto che abbiamo in mente. Ci sono degli spazi reali di partecipazione. Se io chiedo a dei cittadini di ragionare con me su un determinato argomento, sì, è importante chiedersi quello che io raccolgo, quindi cosa me ne faccio dei risultati, e va bene, ma quali sono i reali spazi di partecipazione, su che cosa li chiamo a decidere con me? E una volta che li ho ascoltati, quei temi, quegli argomenti, quelle esigenze, eccetera, che emergono,
come entrano all'interno del progetto, che sia un progetto fisico, che sia un servizio, qualsiasi tipo di iniziativa. E quindi proprio il progetto ha ancora degli spazi in cui può essere modificato in qualche modo, arricchito, eccetera, e i decisori, quindi la parte politica, sono disposti in qualche modo ad accettare, no? queste variazioni, questi cambiamenti che ci sono. Oppure sono disposti semplicemente a dichiarare alla fine del processo quello che adotteranno e quello che non adotteranno, in modo, a dichiararlo in modo aperto e trasparente. E poi le altre questioni che abbiamo già sulle questioni delle amministrazioni, perché in Italia i processi partecipativi sono aperti e gestiti in gran parte da amministrazioni pubbliche. Esistono anche casi di processi che emergono esclusivamente dal basso, quindi avanti da associazioni eccetera, ma sono abbastanza pochi. La maggior parte dei processi sono processi che vengono decisi dalle amministrazioni pubbliche e anche private, ma a noi interessa in particolare l'intervento di tipo pubblico. Per quello è importante che quando una persona decide di aprire un processo partecipato sia chiaro che le amministrazioni devono essere in qualche modo disposte a ridefinire il problema originario, in qualche modo, e quindi a permettere che avvenga un reale processo dialogico tra le parti, anche per trovare delle soluzioni magari inizialmente diverse rispetto a quelle che inizialmente le amministrazioni, i tecnici, gli esperti immaginavano. In quasi tutti i casi, ne parlavamo oggi a pranzo con Marco che ho seguito, ed è il bello del nostro lavoro, che in tutti i territori, quasi tutti i progetti che facciamo, anche noi ormai i processi ne abbiamo visti tanti, eccetera, veniamo sempre in qualche modo, come dire, spiazzati, stupiti da quello che si va. C'è sempre qualcosa da imparare, si impara sempre qualcosa da questi processi. E poi vedremo in una slide più avanti affronteremo alcune obiezioni che normalmente si fanno a questi tipi di processi, ma attraverso il dialogo con i territori, con i cittadini, eccetera, quasi sempre avvengono questi fenomeni di apprendimento importanti che ti portano a non solo a volte a ridefinire il problema, ma a trovare delle soluzioni progettuali a cui veramente non avevi pensato, che vanno bene ovviamente per quel contesto, magari non sono tecnicamente le soluzioni migliori che si potrebbero trovare, però magari sono sostenibili per quel contesto, funzionano in quel contesto e sono socialmente accettabili. Questo è, secondo me, il vero vantaggio che portano questi tipi di processi, se ovviamente ben strutturati e se ci sono quelle condizioni che dicevamo prima, ci sono dei reali spazi di partecipazione, se vogliamo realmente coinvolgere i soggetti territoriali perché hanno qualcosa da dirci e noi pensiamo che sia importante. Siamo disposti ad ascoltarli veramente e a tenere conto di quello che ci dicono. Cioè dobbiamo avere dei tecnici che prendono il progetto e magari lo rifanno anche un pezzo, perché hanno capito che magari quella cosa lì non funziona o si può fare in un altro modo. Nel caso in cui non sussistono tante di quelle condizioni di cui abbiamo parlato e vi ho fatto vedere, quindi se non esistono quelle condizioni, se non ci sono, se non siamo in quei contesti, è meglio magari non avventurarsi,
nell'aprire processi di tipo partecipativo. Magari pensare ad altre forme di e altre iniziative di comunicazione, di informazione al pubblico, eccetera. Molto spesso si confondono i processi partecipativi con quelli comunicativi. Il processo partecipativo, per farvela breve, è un processo che da quando inizia a quando termina, se quello che è stato preventivato inizialmente è la stessa cosa che c'è alla fine del percorso, vuol dire che in mezzo non è successo niente. Magari riusciamo a realizzare quello che vogliamo, lo realizziamo bene, eccetera, però magari abbiamo fatto un buon processo di comunicazione, di coinvolgimento, di scambio di informazioni, eccetera. Io oggi in queste due orette vorrei concentrarmi sull'altro tipo di processi, cioè su quelli che intervengono su elementi, su politiche concrete dove si un po' i progetti vengono cambiati, un po' rivoluzionati, eccetera, dove l'apporto dei soggetti locali è determinante. Questa è una frase importante di Luigi Bobbio, che è uno dei massimi studiosi ed esperti in questo campo. Lui apre un suo libro, non più adesso non mi ricordo, in cui pone anche lui l'accento molto su questi aspetti. Quindi i processi partecipativi e negoziali soprattutto sono processi che possono essere non solo ingestibili, ma possono essere complicati. Quindi lui suggerisce, come tento di fare io adesso più modestamente, apriamoli quando servono, utilizziamo questi strumenti quando servono, non facciamoci affascinare dalla partecipazione per farla, usiamo questi strumenti quando è realmente il caso di farla. Provo a fare una tabella riassuntiva di alcune questioni. Quindi perché processi inclusivi o esclusivi? No? Quando aprirli? Primo punto, quando si è in presenza di conflitti, poi approfondiremo un po' meglio il tema, però ormai noi sappiamo che alcune tematiche, alcune iniziative pubbliche sono conflittuali, lo sappiamo già ancora prima di iniziare, quello che vi dicevo prima, tutte quelle iniziative dove i costi sono concentrati e i benefici sono diffusi. Se voglio realizzare un elettrodotto, una discarica, un impianto per l'energia per quanto rinnovabile, una paleolica, arrivando a processi più urbani, lo spostamento di un mercato piuttosto che... Cioè, ci sono dei temi che, sia urbani, urbanistici, che ambientali, che già noi sappiamo che apriranno una serie di conflitti sui territori. E quindi in questo caso è abbastanza evidente che se noi non teniamo conto di quegli interessi, di quei soggetti, di quelle persone, rischiamo di non solo di non riuscire a realizzare, fare quello che vorremmo fare, ma inasprire ancora di più il conflitto sui territori. Il caso TAV lo conoscete tutti, ma ce ne sono molti altri più piccoli in Italia. C'è, se avete voglia di vedere, un sito di questa associazione che si chiama NIMBY Forum, che mappa quali sono tutti i conflitti ambientali presenti in Italia, e ce ne sono veramente un numero molto molto grande. NIMBY Forum si chiama. Molti di questi sono impianti di diverso tipo. La cosa che colpisce un po' è che ormai essere contestati non sono più solo gli impianti di tipo tradizionale, cominciano ad essere contestati tutta una serie di impianti che invece riguardano ad esempio le energie rinnovabili, e quindi interventi che di per sé hanno una valenza ambientale che può essere anche molto significativa. E quindi
quando siamo in presenza di conflitto, immaginiamo che possano esserci dei conflitti, dobbiamo cominciare a chiederci chi sono questi soggetti, come fare a coinvolgerli, eccetera. Lì è veramente difficile riuscire a fare un processo del tutto chiuso, no? Nelle stanze dei pochi che hanno la possibilità di decidere. Si fanno processi poi inclusivi quando abbiamo bisogno degli altri. E questi possono essere veramente campi molto, molto, molto ampi. Nel senso che i decisori, i tecnici, eccetera, conoscono ovviamente magari il loro settore molto bene, eccetera, ma ci sono degli aspetti, delle questioni che non conoscono, che non sanno bene. Soprattutto tutti noi è difficile che conosciamo, sappiamo quello che non sappiamo. È difficile immaginare quello di cui abbiamo bisogno. Spesso lavoriamo rispetto alla nostra professionalità, alla tradizione, alle buone pratiche, utilizziamo strumenti che hanno funzionato bene in un altro contesto e li riapplichiamo, eccetera. Quando si comincia a lavorare in un contesto nuovo, su temi nuovi, molto molto spesso andiamo di fronte un po' anche all'ignoto, tra virgolette, nel senso che non sappiamo esattamente come reagirà un territorio, se quell'intervento può essere in qualche modo integrato al contesto oppure no, anche se prima abbiamo fatto una bellissima analisi del territorio, delle mappe, eccetera. Sono una serie di questioni che ci sfuggono o ci possono sfuggire. L'apporto dei cittadini, dei comitati, delle associazioni, cioè di tutti coloro che usano quel territorio, che lo usano veramente tutti i giorni, ci può essere di enorme aiuto per progettare meglio il nostro intervento. E qui potremmo fare veramente tantissimi casi. Noi abbiamo seguito ad esempio il dibattito pubblico, ne parlavamo anche di questo con Marco a pranzo, il dibattito pubblico sulla Gronda di Genova, che è una paretella autostradale di raddoppio della 10. Lì la conoscenza del territorio da parte dei cittadini, dei comitati, eccetera, ha portato a una variazione del progetto. Ad esempio, c'è una variante proposta da un cittadino, è stata valutata da Società Autostrade, è stata inserita e diventata progetto. Non che Società Autostrade, questo non vuol dire che Società Autostrade non avesse dei buoni tecnici, che non avesse progettato con attenzione sul territorio, eccetera. Semplicemente gli mancavano delle conoscenze dirette. Come veniva usato quel territorio, di chi erano quelle proprietà immobiliari. E tutta una serie di informazioni che una volta acquisite da parte dei progettisti hanno consentito di fare una piccola variante, non eccessivamente costosa, meno impattante, che ha funzionato. Poi non so se la realizzeranno mai, eccetera. Però noi in quasi tutti gli interventi che facciamo di questo tipo abbiamo queste forme di sorprese. Un altro caso, mi ricordo, sulla localizzazione di un inceneritore a Torino, la grossa difficoltà era capire, in realtà questa era per una localizzazione di una discarica, ma il processo era lo stesso, capire ad esempio qual era il massimo livello di escursione della falda. Dove andiamo a prendere questi dati? Le mappe ci sono, però sono un po' datate, non sono aggiornate, gli attori locali non le riconoscono come, appunto, come aggiornati, quindi come attendibili. Bene, in quel caso lì l'apporto diretto degli agricoltori che lavoravano su quei campi sapevano dirci quante volte irrigavano ogni anno e quindi quali erano i terreni che avevano un'escursione di falda maggiore rispetto a delle altre. Quel tipo di informazioni le hai se coinvolgi quei soggetti. Capisco che è faticoso, eccetera, però questi sono, per farvi degli esempi, cosa vuol dire avere bisogno degli altri, cioè avere bisogno delle loro conoscenze dirette. E questo è anche un passaggio un po' culturale, se ci pensate, perché molto spesso gli esperti non sono così disposti, no, a ragionare con persone che non sono del loro settore, che parlano un altro linguaggio,
eccetera. Quindi magari si fa fatica, no, a trovare sia le persone disposte ad ascoltare e che prendano sul serio certi tipi di proposte. Poi abbiamo sicuramente bisogno degli altri quando le politiche sono coprodotte. Il caso di ieri sera è un caso lampante, no? Il piano energetico del comune di Sant'Orso. E c'è il piano, ha degli obiettivi, sono degli obiettivi concreti perché sono stati studiati da degli esperti, eccetera. Il problema qual è? Che non è l'amministrazione che realizza quel tipo di interventi. Sono i cittadini che devono mettere i pannelli solari piuttosto che il fotovoltaico, piuttosto che... E quindi per forza abbiamo bisogno di portarli dentro il processo, di coinvolgerli, di tenerli dentro, perché sennò quella politica da sola non avviene. Quindi nella realizzazione dei servizi. Poi abbiamo bisogno ovviamente degli altri quando le politiche sono integrate. Tutte le politiche di tipo integrato coinvolgono una molteplicità di attori. Tutti proprio quelli che vi dicevo, i progetti di riqualificazione urbana sono progetti che hanno interventi di tipo fisico, interventi di tipo sociale, sulla sicurezza, eccetera. Quindi è evidente che in quel caso il numero di soggetti da coinvolgere per fare quel tipo di progetti sono molti, e quindi hai bisogno di strutturare il processo in modo tale da accogliere questi soggetti. Altro punto, quando avviare i processi decisionali inclusivi? E qui c'è, anche qui dall'esperienza, soprattutto all'inizio dei nostri incarichi, ma succede ancora abbastanza adesso, i processi inclusivi partecipativi venivano aperti quando ormai tutti gli altri tipi di iniziative erano state in qualche modo provate, testate, no? Fatto in un modo, è andata male, fatto, e alla fine proviamo anche questa. Quindi per quello all'inizio vi dicevo l'importanza di progettare il processo decisionale il prima possibile, dall'inizio, cioè pensare che la progettazione del processo decisionale è una fase di progettazione esattamente come il progetto preliminare di un edificio. Solo che per un progetto preliminare di tipo fisico tutti siamo abituati a fare il preliminare, definitivo, esecutivo, eccetera. Sui processi decisionali non lo fa mai nessuno. E quindi si va un po' per tentativi. Quindi anche a noi è capitato spessissimo di arrivare, no, a provare ad aprire questi strumenti quando ormai la situazione era veramente molto deteriorata, magari sul territorio, eccetera. Quindi quando aprirli? Secondo voi, quando è meglio aprire un processo decisionale? È possibile? Perché è possibile quando si può modificare, quando si può correggere? D'accordo. Quando comunque c'è qualcosa di realizzabile all'orizzonte, è la condizione che viene fuori anche prima, come tra le precondizioni, insomma. Quindi io ho un'idea di massima. Quando si trova un punto di incontro. In che senso? Nel senso che probabilmente scusate il ritardo. Per esempio, quando nel gruppo si ha varie idee, quando si può partire, quando ci si trova di incontro, cioè si riesce a trovare un punto di incontro tra tutte le idee. Cioè quindi aprire un processo, andare sul territorio quando io ho già un'idea abbastanza condivisa. Condivisa, esatto, quando trovo un punto di incontro, dove venire, diciamo, interesse di tutti. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di aprirlo prima e aprirlo dopo? Secondo me si può aprirlo prima se eventualmente partecipano anche vari esperti, persone che appunto possono contribuire, dare una mano. Perché se tu apri prima, metti lì semplicemente un titolo, no? Un tema di fondo, che può essere l'inceneritore anche qua il nostro, che c'è a Schio,
così senza che ci siano esperti e niente, prima potrebbero esserci persone che fanno semplicemente confusione nel dire ognuno la propria idea e non si ha poi un raggiungimento finale, che è quello di trovare una condivisione, un punto comune, un obiettivo. Allora, molto probabilmente è meglio che prima ci si informi, si faccia un progetto che abbia che denoti che ci sia dello studio da parte di qualcuno alle spalle. Poi, quando si ha un'idea di base, di fondo, dove noi in primis vogliamo andare a mirare, si apre il dibattito. Secondo me è più a metà strada, più che prima e dopo. Quindi quando, perché lui diceva, quando abbiamo un'idea di massima un po' condivisa, tu invece vai un po' più avanti, dici non è solo un'idea di massima, devo avere un progetto da presentare, poi magari un po' da rivedere, ma che sia un progetto. Mentre i signori dicevano il prima possibile. Dipende dagli obiettivi, cioè tra l'altro nel momento in cui sento che c'è bisogno che le informazioni che si devono raccogliere per prendere una decisione siano complete o più complete possibili. E poi alla fine non devi andare né una scaricare una responsabilità su chissà chi, e neanche contemporanea, essere troppo vago. L'idea di base, ma deve esserci poi però secondo me un minimo di metodo, se non genere. Fermo qui perché questo è un aspetto importante, l'elemento di discussione sempre quando noi abbiamo i processi canali, no? C'è quando, prendiamo che queste siano delle fasi ipotetiche di un progetto, immaginate qualsiasi cosa, stiamo facendo un esercizio, no? Più o meno se queste indicativamente potrebbero essere definite come le tappe principali di, no? Di un progetto, dalla definizione del problema, alcune. Le analisi di soluzioni alternative, progettazione di massa, progettazione esecutiva e attuazione. Diamo per scontato che avremo un processo, no, partecipativo nella fase di attuazione. Esistono, però è già più. Però da quello che sta emergendo, no, dalle posizioni, ci sono alcune posizioni che dicono apriamolo il prima possibile. Quindi dalla definizione del problema, ma più o meno qui, mentre altri che dicono dobbiamo aprirla qui nel caso tuo, e nel caso tuo invece addirittura un po' più avanti. Allora, vedere quali sono i pro e i contro. I pro e i contro sono legati intanto al tempo che hai a disposizione, cioè penso che i vincoli temporali sono indifferenti nel momento in cui bisogna arrivare a un'attuazione, per cui se tu hai poco tempo a disposizione, partire all'inizio del percorso diventa... Supponiamo che noi siamo nella condizione ideale di avere i tempi, le risorse, i soldi per fare quello che vogliamo, no? E dobbiamo realizzare, non so, una strada, eccetera, e quindi siamo nella condizione di poter decidere noi che cosa fare. Quindi se l'apriamo prima cosa succede, se l'apriamo dopo cosa succede? Credo che in fase di definizione del problema ci sia anche una valutazione di quanto è controverso, impattante la decisione. Per cui penso sia quello che determina quando lo vedo, cioè se il processo è potenzialmente molto conflittuale, meglio aprirlo prima. Non posso prescindere dal partito. Vi interrompo, scusate un attimo, qualcuno ha parcheggiato davanti alla latteria che è proprietà privata della latteria, da spostare l'auto perché se no chiamano la polizia municipale. Può parcheggiare, chiamano i trattori con
può prescindere dal perché, perché in base al perché apro il processo decido come e quando. Perché se devo aprirlo per la questione che devo avere un consenso su un progetto, lo apro verso un altro in mano al progetto. Se devo aprirlo perché devo raccogliere informazioni per arrivare alla presentazione, lo apro prima. Posso sempre chiedere il motivo per cui lo apro. Sì. Tutto vero, quello che dipende dal perché, dal caso, eccetera. Però la cosa che emerge, che io vedo spesso anche nel, professionalmente, è che questo tipo di atteggiamento c'è in tutti i contesti, indipendentemente dal tipo di problema, dal tipo di percorso che si sta facendo, eccetera. E dipende molto, no, dalla predisposizione che hanno i tecnici nel affrontare il problema pubblicamente e la sicurezza che hanno nel rapportarsi col pubblico. Normalmente cosa succede? Che anche se noi siamo nella condizione ideale di poter decidere dove partire e sappiamo che alcuni temi, come dicevi tu, sono conflittuali e quindi ci converrebbe partire prima, noi assistiamo quasi sempre nella pratica che quando il progetto viene presentato pubblicamente, se ci va bene è un progetto di massima, se no siamo addirittura in una fase esecutiva. Vabbè, quello non è un processo inclusivo, ma quando si arriva a quel progetto con la progettazione esecutiva siamo... Decisione in esatto, ormai la cosa è fatta, però nella fase di progettazione dei percorsi decisionali, quando io mi trovo a fare magari in gruppi di lavoro dove ci sono tecnici di aziende importanti, pubbliche e private, il tentativo dei tecnici è sempre quello di presentarsi in pubblico, un po' l'avete detto anche voi, no? Quando io mi sono già molto chiarito le idee, quando ho già delle soluzioni, perché questo mi rende più sicuro nei confronti degli altri. Di poter dire no, questa cosa non è vera, questa è così, l'ho studiata, ho questo tipo di documento che lo prova, eccetera, eccetera. Cosa succede se noi andiamo avanti nella progettazione e ritardiamo il momento del confronto? Su un tema conflittuale che sappiamo già, dobbiamo fare un inceneritore. Allora le contrapposizioni, nel senso che ci saranno quelli pro e quelli contro. Questo è il primo aspetto, cioè metto gli altri di fronte al fatto compiuto, ho il progetto, un preliminare, eccetera. E quindi ho fatto crescere la collettività, no? Perché quando si affronta una tematica innovativa, di solito non so, una riqualificazione urbana piuttosto che l'apertura di un inceneritore, una nuova strada, presuppone una crescita diciamo culturale, usando un termine ampio, però una condivisione di conoscenze che prima il singolo cittadino non aveva, perché insomma, bisogna approfondire tutta una serie di tematiche, no? Esatto. Se io arrivo con quindi più vado avanti e sì, più rinuncio a questo aspetto, sì, qui, no? Di discussione, di crescita, di anche dare il tempo alle comunità, no, di assorbire quel tipo di decisione, ragionarci, cioè, questo è il primo aspetto. Ce ne sono un altro paio fondamentali che volevo ricostruire con voi, perché questo poi vi serve quando voi vorrete aprire dei processi decisionali, ragionare su questi aspetti è molto importante. Perché anche i cittadini percepiscono l'ambiguità di questo modo di porsi, dei tecnici o degli amministratori, perché si sentono messi in gioco, interpellati su cose che invece sono già avete già deciso tutto, no? Classica cosa che avete già deciso e adesso facciamo questo balletto, no? Per... Possono anche mancare le notizie, dei contenuti, perché se il processo serve anche per acquisire i dati, se io arrivo dopo mi mancano, quindi devo ripartire. Cioè io più vado giù in questa scala, no? Che è una cosa di imbuto, più ho preso delle decisioni, no? Per quello il suggerimento che proponevi te è un po' rischioso, perché io più scendo, no?
prendo delle decisioni e scarto delle soluzioni alternative. Io le ho già scartate, ho già detto che non vanno bene. E quindi mi riduco tantissimo i miei margini negoziali. Sì, ma io do anche una motivazione perché ho scartato quelle cose, non è che le ho eliminate a priori. Comunque sono ancora ben presenti. Sì, in quel caso lì tu devi essere poi in grado di motivarle e avere la forza di resistere al tipo di opposizioni che emergono. Beh, non tanto magari di resistere. Cioè, ben venga che magari me ne smontino gli altri. Credo che sia appunto questo il bello di essere partecipi. No, perfetto, va benissimo. Seguiamo il tuo ragionamento, no? Supponiamo di fare un progetto che ha qualche milione di euro di costo, un depuratore, eccetera. Quando tu sei qui, dici io ho progettato, ho delle idee, sono già abbastanza avanti, sono in grado di motivarti perché delle mie scelte, poi se non vanno bene le cambio. Tu sei così sicuro che è così facile tornare indietro? No. Io ho vissuto questa esperienza come IPA, intesa programmatica d'area, dove tutti i comuni d'accordo hanno definito un problema. L'Alto Vicentino ha bisogno di una stazione di trasformazione di energia elettrica da una linea di 220.000 volt verso una linea, cosa normalissima, in particolare per più su energia rinnovabile. Definizione del problema, tutti d'accordo che deve essere fatta, ok? L'unico posto dove essere fatta è nel territorio dei tre comuni di Maglio o Monte di Maglio, perché lì arrivano le tre linee, cioè lì si incrociano le linee e devono essere ridistribuite le linee. Analisi delle soluzioni alternative, tre soluzioni proposte da Terna. Andate a visitare esattamente con tutta l'intesa programmatica d'area, quindi associazioni di contadini, associazioni industriali, artigiani, chi più c'era, ambientalisti, tutti c'erano. Trovate la soluzione che potesse essere una mediazione accettabile. A un certo punto sono intervenuti i cittadini, non quelli di Maglio, quelli di San Vito, perché esattamente la stazione era a 300 metri di distanza, esattamente, quindi aveva un impatto e portava via valore alle case. Sappiamo che il problema dei campi magnetici a 300 metri di distanza non c'è, ma la mia casa perde di valore. Chiaro, prova a spiegare le soluzioni alternative che serve per l'Alto Vicentino, per l'industria dell'Alto Vicentino, una mediazione, che gli interessi sono dentro le associazioni ambientali, ci sono i contadini, non se ne parla, portatele da un'altra parte. Tu non stai facendo gli interessi del tuo cittadino. Tu hai fatto gli interessi degli industriali, tu hai fatto gli interessi dei contadini, tu hai fatto gli interessi di tutti gli altri, qualche di noi. Ecco, trovate una soluzione di fronte a una cosa del genere, puoi motivare tutto quello che vuoi, non riesci esattamente a trovare. E allora gli giochi un'altra carta, tenti di trovare un'ulteriore mediazione per spostarla 200 metri qui in là. Ok? Allora si scatenano i contadini, ma come? Ora andiamo a attaccare la solita campagna, ma risolviamo il problema di... A un certo punto devi dire, tenere duro, dire questa soluzione è quella che è una via di compromesso ulteriore. Alternativamente non riesci più a calartene fuori. Sono stati coinvolti tutti i possibili portatori di interesse, esattamente, fin dall'inizio. L'inizio del problema in forza. Se partivi prima. Ma dalla definizione del problema hanno partecipato tutti i portatori di interesse, cosiddetti dagli ambientalisti alla WWF, al Canada Pignata, cioè veramente c'erano. Però mancava esattamente il fatto di andare a chiedere alle persone che abitavano in quella zona esattamente se anche il loro interesse, in questo caso il valore delle case, ok, era compromesso. Qualunque soluzione in qualche maniera modifica lo stato attuale. Però seguendo il, possiamo darci del sì, sì, certo, nessun problema. Seguendo il tuo esempio, no? Lì in realtà è stata fatta tutta una parte di concertazione, eccetera, già prima. Mesi di concertazione. No, però l'esempio è calzante, nel senso se arriva a un certo punto e tu hai, no, delle soluzioni, le presenti e
non hai coinvolto un interlocutore, perché non pensavi fosse importante, cioè non te ne sei accorto che c'erano anche gli abitanti di quella frazione che potevano intervenire, perché? Perché avevano un quello che dicevamo prima, una perdita da evitare. Quell'elemento lì esce e ti blocca il processo. Dal punto di vista teorico, ma anche pratico, più sei andato avanti, una volta che ti scoppia quel problema lì, tu più fai fatica a tornare indietro. Perché? Perché non solo hai già deciso che la linea deve essere di un certo tipo, Terra ti ha già fatto 3 proposte, probabilmente le ha già studiate, non è più disposto a tornare indietro, eccetera, eccetera. Quindi più vai avanti nella progettazione, più in realtà stringi il tuo campo, no, di intervento, non sei convintissimo, stringi il tuo campo di intervento, e quindi quando poi lo presenti e emergono degli altri soggetti, no, a quel punto tu hai pochi spazi di manovra, o rischi di averne pochi, se no devi tornare indietro, ripensare il progetto, lo faccio passare da un'altra parte, eccetera. Quindi per quello... E ti dico anche, come amministrazione ti trovi in una situazione che in tale lì hai appoggiato, hai detto sì, questa è la soluzione, e stai agendo sul territorio di un altro comune, quindi se l'altro comune dichiara a me va bene quella soluzione lì e ai tuoi cittadini non va bene, d'accordo? E non hai nessuna possibilità se non quella di dire abbiamo dei buoni rapporti di vicinato con l'altra amministrazione, di essere dammi una mano, cioè di essere proprio, perché certo. Io non ho uno strumento con cui io posso agire sul progetto, perché il progetto, ti posso rispondere, è sul mio territorio, decido io come farlo. Anche questo è un altro passaggio molto delicato e non sempre esattamente diventa facile. Io ho vissuto questo progetto, questa situazione che ci è capitata, come 32 comuni dell'Alto Vicentino che hanno partecipato quella volta alla definizione del progetto, più 15-20 enti, mi pare che partecipano all'IVA. Sì, sì, ma talmente tipico, no? questi fenomeni che vengono, che c'è, è stata definita anche in letteratura, c'è una sindrome che si chiama DAD, DAD, no? Che decisione, annuncio, difesa vuol dire, che è un po' questo. Cioè, decido un intervento anche in modo molto concertato tra enti, no? Associazioni di categoria, eccetera, prendo una decisione, l'annuncio, e poi c'è la terza fase, che è quella della difesa o della negoziazione in qualche modo, che va fatta nel tentativo di realizzare poi l'impianto. Ma la questione che succede quasi sempre in questi tipi di processi è proprio la cosa che diceva lei, cioè una fase di progettazione che può essere anche in qualche modo concertata, che va avanti, che in buona fede non tiene conto di alcuni aspetti del processo, no? Quindi alcuni interessi, alcuni soggetti che potrebbero emergere, e quindi se questi soggetti poi hanno forza, legittimità, capacità di creare reti, eccetera, possono in qualche modo impedire la realizzazione, farcela vedere, magari legittimamente, magari hanno ragione loro, hanno anche delle soluzioni più interessanti, eccetera. Ce ne siamo dimenticati un pezzo, quello che dicevo prima, no? Non sappiamo le cose, non conosciamo esattamente quello che avviene sui territori. E poi tenete conto di un'altra questione, che molti conflitti ambientali che si aprono, che si stanno aprendo adesso, sono aperti di recente, mentre un tempo, e lo vedremo, l'atteggiamento, la contrapposizione era di tipo NIMBY, no? Cioè non realizzate questo intervento a casa mia, no, nel mio cortile, per una serie di ragioni. Quello però significa non fatelo da me, ma fatelo da qualcun altro, no? Come il signore dice, spostatela più in là, mettetela più in qua, però il problema è che quindi quelli sono anche problemi di tipo abbastanza risolvibili, perché uno trova, se può, rispetto alla conformazione del territorio, adesso non conosco il suo caso, trovare delle soluzioni che tengono conto anche dei valori immobiliari di quei signori, della loro sicurezza,
sulla salute, eccetera. Ma non c'è, perlomeno da quello che mi sembra dal suo intervento, non c'è una contestazione rispetto all'intervento stesso. Ormai noi registriamo moltissimi conflitti che il problema non è più fatto da un'altra parte, ma si contesta l'opera in sé. Cioè, non è utile quella cosa lì, c'è un comitato internazionale contro le grandi opere inutili, no? Si definiscono così. Cioè, il punto non è il tipo di tracciato in galleria o in superficie, le barriere, le compensazioni, non è quello il punto, no? Il punto è i soldi che state utilizzando, che sono soldi pubblici, li state utilizzando male e le nostre priorità sono altre, perché non fate quest'altra cosa? E questa cosa viene ovviamente molto acuita soprattutto in un periodo come questo, dove c'è una forte crisi della finanza pubblica. Prima i territori sentivano molto meno in competizione rispetto a quello che avviene adesso. Ora si sa che se i soldi vengono messi su un'opera probabilmente non ci sono per fare altre cose, quindi quelle risorse diventano veramente risorse contendibili, e quindi a quel punto anche lì siamo usciti, se vogliamo, solo dalla sindrome NIMBY. Anzi, quel tipo di conflitti sono conflitti che ancora in qualche modo riusciamo a in qualche modo gestire, perché se perlomeno si riesce a intervenire in una fase iniziale del processo, questi tipi di osservazioni in qualche modo possono essere o accolti in fase progettuale, lo faccio meno impattante, le faccio un pezzo sottoterra, cioè trovo una soluzione tecnica e quindi in qualche modo l'affronto. Ma se siamo di fronte invece all'opposizione rispetto alla ragione per cui si fa quel tipo di intervento, non siamo neanche più appunto nella sindrome NIMBY, ma siamo contro una contestazione che ci dice: voi non state risolvendo il problema del nostro territorio. Quindi siamo qui proprio alla definizione del problema, cioè come utilizziamo quei soldi, come risolviamo quel problema. Una delle critiche che vengono mosse ai processi negoziali e partecipativi di questo tipo è che molto spesso, come vi dicevo prima, visto che i processi vengono promossi dalle amministrazioni pubbliche, delle grandi aziende pubbliche, eccetera, raramente prevedono opzione zero. Questa è l'altra questione. Cioè, si può decidere dove far passare l'autostrada, ma non si può decidere se fare o non fare l'autostrada. Si può decidere come fare la TAV, ma non se farla o non farla, perché quella è una decisione che è stata presa a monte. In realtà si possono benissimo, dal punto di vista metodologico, tecnico, fare dei processi dove con le comunità, con i cittadini, cioè si definisce un problema, si cerca di trovare delle soluzioni a quel problema, perché anche per chi fa il nostro mestiere, quando arrivi a lavorare su un progetto di localizzazione di qualche tipo, vuol dire che a monte c'è stato un processo che ha deciso ad esempio che quel tipo di impianto doveva essere realizzato, doveva avere certi tipi di caratteristiche, eccetera. Quindi è evidente che anche lì i margini negoziali sono, se vogliamo, di tipo un po' limitato. Quindi siamo al quando. È evidente che per lavorare meglio, per riuscire
capire questi processi, eccetera, prima riusciamo a partire, meglio è, con i limiti che vi ho detto, perché molto spesso alcune decisioni legittimamente sono state assunte e quindi lì bisogna definire bene qual è l'ambito di discussione con i cittadini, le forze territoriali, eccetera. L'altro elemento fondamentale dei processi partecipativi è delimitare bene il quadro, cioè su che cosa possiamo discutere insieme. Può anche essere un pezzo limitato dell'intero processo, ma su quella questione, su quel pezzo di progetto abbiamo la facoltà di realmente decidere insieme alcuni temi, alcuni aspetti. Con chi farlo? Poi facciamo vedere un po' di metodi e strumenti. Alle 4:30 c'è. Con chi fare? Quindi chi coinvolgere? Anche su questa questione c'è molto dibattito, perché ci sono processi decisionali molto molto differenti, no? Quello che dicevi tu sono processi decisionali che coinvolgono portatori di interesse istituzionali e non, però con i portatori di interesse, cioè soggetti organizzati, le amministrazioni, le associazioni di categoria, eccetera eccetera. È evidente che noi dovremmo tentare di coinvolgere un numero maggiore di soggetti possibili. Quindi teoricamente tutti quelli che sono interessati a quel tipo di intervento dovrebbero essere in qualche modo coinvolti. Lì noi abbiamo un limite metodologico, perché come facciamo a coinvolgere centinaia, migliaia di persone su alcuni temi? Alcune persone proprio magari non sono interessate a partecipare, altre non vengono informate, eccetera, altre sono d'accordo, altre ancora magari sono contrarie, ma decidono di non comunque aderire a quel processo decisionale per diverse ragioni. Quindi abbiamo a volte degli oggettivi difficoltà di tipo metodologico e tecnico nel coinvolgere tutti quelli che dovrebbero essere coinvolti. Ci sono diversi tipi di processo, quelli che coinvolgono, come vi dicevo, solo i portatori di interesse, processi che assieme ai portatori di interesse cominciano a coinvolgere i cittadini in forma anche non organizzata, cioè processi aperti che quindi si rivolgono a appunto ai cittadini non organizzati, associazioni eccetera, e poi processi che sono più processi che riguardano più gli strumenti di democrazia deliberativa, che invece provano a lavorare su campioni casuali di cittadini, perché il tema è quello di riuscire a costruire dei tavoli di discussione che siano il più vicini possibile alla realtà e al contesto nostro di riferimento. E ci sono ovviamente strumenti metodologici che fanno capo ai primi o ai secondi. Ovviamente per ciascun tema, per un processo che noi affrontiamo, ovviamente è più opportuno rivolgersi agli uni o agli altri, no? E quindi questo dipende veramente dal tema, dall'argomento che vogliamo affrontare. C'è una questione che anche qui saliente, che è molto dibattuta, che è appunto sulla numerosità delle persone che partecipano a questi processi decisionali, che è una anche delle critiche, no? Che vengono presentate, perché le critiche che io sento più spesso sono: ai processi decisionali partecipano un po' sempre le stesse persone, no? I soliti noti, e questo è il primo elemento di critica. Il secondo elemento di critica è: ma quantitativamente questi processi coinvolgono un numero limitato di persone rispetto alla comunità, alla collettività, no? E questi sono due temi che sono presenti e, se vogliamo, anche
veri entrambi. Sul primo tipo di critica, no? Partecipano sempre le solite persone, i gruppi, quelli più organizzati, eccetera, noi possiamo intervenire metodologicamente, nel senso che è nostro compito, è vostro compito, quando farete questi processi, cercare di allargare il più possibile la partecipazione, quindi andare a cercarvi anche quei soggetti che magari spontaneamente non partecipano o quelli che non fanno parte della sfera delle competenze istituzionali che magari hanno ruolo su quella decisione, no? Io immagino che dopo l'esperienza che tu hai fatto, probabilmente le prossime volte, no, un'attenzione verso cittadini singoli che sono residenti su quei territori, che magari non sono rappresentati da nessuna categoria o magari fanno anche parte di categorie ma che non rappresentano i reali interessi di questi signori. Cioè, immagino che probabilmente nel processo che hai seguito tu, magari l'associazione degli agricoltori piuttosto che ha anche partecipato agli incontri, no? Però non sempre questa associazione di agricoltori rappresenta il reale interesse del suo associato, del cittadino che è lì, no? O comunque rischia di essere smentito, eccetera. Quindi sulla prima tipo di obiezione ci si può lavorare, si può tentare di, proprio partendo da una mappa degli interessi, fare una mappa degli attori che quindi ci aiuta a trovare quali sono tutti gli altri soggetti che mancano e provare a coinvolgerli o perlomeno dargli la possibilità di partecipare al processo. Sul tema invece della numerosità dei partecipanti ai processi decisionali, qui c'è un tema un po' diverso, cioè che è quello che è il tema della rappresentanza, nel senso che noi tutti i processi che abbiamo fatto, per quanto numerosi, coinvolgono qualche centinaia di persone, si può arrivare a utilizzare strumenti che ne coinvolgono un paio di migliaia, ci sono delle esperienze che si usano strumenti che coinvolgono davvero una molteplicità di soggetti, ma si arriva a quei numeri lì, quindi rispetto a un contesto anche solo di 5-10.000 abitanti, quando hai fatto un processo che ne coinvolge 100, 200, 300, che è già un buon numero, rispetto alla totalità sono sempre numeri sono bassi, no? Però su questo punto, soprattutto quando si lavora con portatori di interessi e cittadini, a noi cos'è che interessa realmente? A noi interessa costruire dei processi dialogici, eccetera, e con soggetti che sono in grado di portarci dei punti di vista. E quindi a noi interessa che tutti gli interessi siano rappresentati. Quindi se io riesco a costruire un buon processo che porta dentro questi potenti tavoli di discussione tutti gli interessi possibili, o mi impegno molto a far sì che ci sia la varietà più ampia di interessi, io sono quasi certo che lavorando su quegli interessi avrò individuato quali sono i punti principali su cui lavorare, le cose su cui devo tenere presente, indipendentemente dal numero delle persone che hanno partecipato. Quindi i processi partecipativi non possono essere giudicati dalla numerosità delle persone che vi prendono parte, no? La cosa però a cui dobbiamo fare molta, molta, molta attenzione è che all'interno di questi tavoli o processi, quello che è, siano rappresentati tutti gli interessi, sapendo che alcuni interessi non possono essere rappresentati. L'interesse delle generazioni future è difficile rappresentarli, no? Non ci sono ancora. Come ovviamo, ci sono delle associazioni ambientaliste, cioè quelli che pensano, no, a questo tipo di interessi, cioè si va un po' per approssimazione. In alcuni casi, soprattutto gli interventi di tipo che riguardano molto le politiche urbane, eccetera, vediamo che noi facciamo molta fatica a portare all'interno di questi processi, ad esempio, le persone più svantaggiate.
e anche lì si va per l'approssimazione, cioè si portano dentro magari gli assistenti sociali, le associazioni, cioè quelli che riescono a portare in qualche modo anche l'espressione di quei soggetti, perché quei soggetti hanno altro a cui pensare che non partecipare ai nostri incontri, tavoli di lavoro, eccetera. Gli altri gruppi molto difficili da contattare, eccetera, sono gli adolescenti e i giovani, sono altri gruppi, altre tipologie che si fa fatica, e anche lì come si fa? Si lavora magari con le scuole, con le associazioni di giovani, eccetera. Però anche lì dobbiamo tenere molto presente che una volta che noi abbiamo capito il perché, quando farlo, abbiamo capito quali sono tutti gli interessi, probabilmente in alcuni processi ci renderemo già noi conto che alcuni soggetti non ci sono, perché non li troviamo, o perché se li troviamo non vogliono partecipare, sono contrari, eccetera. Però ecco lì il compito del facilitatore, piuttosto del promotore del processo, è quello di fare in modo di conoscere perlomeno quali sono le esigenze e portarle all'interno di questi tavoli. Perché se no rischiamo di arrivare alla conclusione a un progetto, no, che tiene conto di tantissimi interessi, ma ne tiene fuori alcuni. E quindi questo può voler dire o fare un progetto meno efficace, meno appropriato, meno eticamente giusto, se vogliamo, o l'altra, la cosa che diceva lui prima, nel senso che te ne dimentichi un pezzo, non c'è un pezzo, ci sono alcuni soggetti, e poi quando lo presenti pubblicamente il progetto, magari questi soggetti vengono fuori. E quindi questo è il problema. E poi come approcci e metodi e chi fa che cosa, che vediamo un po' della sindrome NIMBY, ne ho già parlato, quindi la salto. Queste sono altre obiezioni che spesso si fanno a questi tipi di processi, che sono molto, molto presenti. Spesso veniamo criticati perché i processi negoziali, eccetera, vengono considerati processi che tendono ad eliminare il conflitto. Creare consenso viene normalmente detto. Voi fate questa cosa per creare consenso. In realtà il conflitto, se ci pensate, è una delle poche espressioni che consentono di reali di apprendimento. A me è capitato molto spesso di lavorare in alcuni contesti dove non, per condizioni sociali eccetera, non vi sono delle espressioni né di assenso né di dissenso, c'è banalmente un silenzio di fondo che caratterizza l'area. In quel caso lì, se ci pensate, è un reale problema, perché tu non hai interlocutori, non hai istanze, non hai proposte, no? Non hai praticamente nulla. E quindi in quel caso rischi realmente di non riuscire ad interpretare correttamente quel territorio, perché stanno zitti, perché sono d'accordo con te, perché non hanno niente da dire, perché hanno altro a cui pensare, perché non credono a quello che fai. Qual è il tema? Quindi i conflitti possono essere, bisogna imparare a trattarli, eccetera, ma sono uno straordinario elemento di apprendimento per le amministrazioni, per i tecnici, per i professionisti come me e altri, e altri. L'altro elemento che scoraggia e che in qualche modo come dire, contrasta, no? L'adozione di strumenti partecipativi, negoziali, eccetera, è il secondo punto. È molto diffusa questa questione, no? Questo aspetto, cioè che con i cittadini comuni non si può parlare di questioni complesse, perché
non conoscono tecnicamente la questione, piuttosto... Qui dobbiamo essere bravi noi, perché è chiaro che tutti i temi possono essere illustrati in termini semplici, che non vuol dire essere superficiali, ma semplicemente farsi capire. Quindi le informazioni possono essere date e quindi si possono aprire, di processi dove si è parlato di temi estremamente conflittuali, estremamente complessi, con anche cittadini, abbiamo fatto processi sul testamento biologico, sul federalismo fiscale, su altri grandi temi etici, dove si confrontavano su questioni molto importanti e complesse non solo rappresentanti di associazioni, di enti, eccetera, che quindi conoscevano l'argomento, ma con cittadini a volte estratti addirittura a campione, quindi che arrivavano da mondi completamente diversi. Quindi non solo si possono affrontare questi temi, perché tutti i temi possono essere descritti in modo comprensibile, anche se molto, molto accurato, ma come vi dicevo prima, l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi porta all'interno di questi processi conoscenze, valori, saperi che aiutano a progettare e a trovare delle soluzioni negoziali. La mediazione sulla questione del consenso l'abbiamo già detto. Gli ultimi due punti sono altri due questioni che limitano in qualche modo l'adozione di questi tipi di processo, e questo riguarda molto gli amministratori locali. E il fatto che processi di tipo partecipativo, quindi tirare dentro questi processi dei cittadini, in qualche modo attorga dei poteri e un ruolo alla politica, ai consigli comunali, agli assessori, eccetera. Questo elemento è ancora molto, molto sentito. Qui in realtà il tema è che il ruolo della politica, in realtà, come ho provato a dirvi, è fondamentale in questo tipo di processi, non solo perché sono le amministrazioni pubbliche che promuovono questi processi, ma il ruolo di regia che può avere la politica è fondamentale. Certo che è un cambio di ruolo. È un intervento di tipo politico che non è più interessato al risultato, ma interessato al processo. Al punto B c'è scritto: non si può parlare con cittadini di questioni complesse. Perché? No. No, è una falsa credenza. È una delle obiezioni che noi ci sentiamo fare spesso. Cioè, anche quando ci sono le condizioni per aprirlo, sappiamo che probabilmente certi tipi di strumenti ci potrebbero aiutare ad arrivare a delle soluzioni. Una delle obiezioni che riceviamo, e una delle ragioni per cui questi tipi di processi vengono fatti poco in Italia, no? Perché se ne parli da tantissimo tempo, ma quelli veri non sono tantissimi, una delle ragioni è questa. Anch'io non sono d'accordo come te, però è arriva tanto dal mondo politico che dal mondo delle grandi burocrazie e tecnocrazie. Io non posso parlare di un tracciato ferroviario o autostradale piuttosto che fare una centrale, eccetera, con dei cittadini che non sanno niente dei flussi di mobilità piuttosto che delle pendenze necessarie per fare un treno, eccetera, eccetera. Cioè, non vengono riconosciuti come degli interlocutori, ma il problema è che spesso questi soggetti non pensano di poter avere delle informazioni utili per il loro lavoro, e quindi
vedono veramente con fastidio questi tipi di processo, anche perché sino adesso, o perlomeno, sono molte esperienze e anche strumenti che utilizzano, processi che utilizzano degli strumenti che secondo me noi sono del tutto inefficaci. Qual è per voi lo strumento tipico e classico di partecipazione? Dovreste dirle sondaggio. Sondaggio, poi? Referendum. L'assemblea pubblica. L'assemblea pubblica. Questionario. Focus group. Già focus group si è messi meglio, eh? Già è uno strumento partecipativo, per me. Prendete l'assemblea pubblica. Che uno relazione e gli altri ascoltano. Sì, non solo c'è questo aspetto, no? Che è proprio sul tutto. Ma nell'assemblea pubblica che tipo di argomentazione potete sviluppare se su un tema caldo magari avete di fronte a voi un pubblico di 200-300 persone tendenzialmente arrabbiate con voi perché state proponendo quella cosa? Quindi cosa avviene nelle assemblee? Nelle assemblee parlano liberamente sempre i soci che sono i leader. Alla fine di un'assemblea voi cosa avete imparato? Chi sono i leader, che posizioni hanno, eccetera, ma non avete fatto nessun passo avanti di tipo progettuale, argomentativo, costruttivo, eccetera. Però se voi guardate qua, gran parte dei processi decisionali hanno almeno un'assemblea pubblica a un certo punto, no? Dove si aprono queste arene, dove tra l'altro gli interventi del pubblico a volte non parlano neanche ai relatori, ma parlano ai giornalisti presenti, parlano al loro gruppo di riferimento, eccetera. Viene fuori una sorta di teatro, no? Di grande teatro, dove ognuno manifesta le proprie posizioni in modo tendenzialmente radicale. E quindi si esce da quegli incontri dove si è imparato molto poco, le posizioni sono molto radicalizzate, eccetera. Punto E. No? Il punto E. Esatto. No? Un po' il punto E. Però io penso che molte delle obiezioni di questo tipo, no? Non si può parlare con i cittadini di cose complesse, eccetera, deriva dal fatto che anche molto spesso si usano degli strumenti sbagliati, no? E l'assemblea è uno di questi, il questionario è un altro, no? Anche se il questionario serve per tirare fuori delle informazioni, no? Cioè non è uno strumento partecipativo, è uno strumento metodologico come tanti altri. E quindi io li capisco benissimo questi tecnici che magari nella loro carriera hanno già partecipato a 15-20 assemblee infuocate di questo tipo, dove per bene che gli vada gli danno degli incompetenti, di fare gli interessi, come dicevi tu, delle grandi multinazionali, cioè no, ne sentono di tutti i colori, e è ovvio che siano abbastanza prevenuti rispetto a pratiche che prevedono la partecipazione del pubblico. Questo secondo me è dovuto molto dal fatto che gli strumenti che vengono utilizzati sono strumenti non corretti, perché un'assemblea può essere uno strumento, certo, di presentazione di un progetto, può essere un incontro di informazione, ma non può essere già un incontro di comunicazione, nel senso che è difficile che avvenga una comunicazione nei due sensi, no? Si imparano poche cose e si va a casa, anzi si comincia l'assemblea guardando l'orologio sperando che finisca il prima possibile, no? A meno che non vada tutto bene, ci sono gli applausi, ma capita raramente. Importante per avere uno strumento utile per i progetti è quello di andare proprio a incontrare le singole associazioni e presentare il progetto, quindi con gruppi non particolarmente elevati. Mi è capitato in una scuola media,
portato 10-15 associazioni, andando proprio nella strada dei loro, andavamo a vedere il progetto assieme, eccetera. Quindi si sono sentiti coinvolti. Probabilmente se facevo un'assemblea pubblica la cosa non aveva lo stesso risultato. Chiaramente è molto lungo questo lavoro, richiede tante serate a disposizione, andare con loro su disponibili, eccetera, eccetera. Però il risultato è riuscito a incontrare 150-200 persone su tre modalità, che sono tante. Sono tanti. E qui si va abbastanza, nemmeno nel mio piccolo tentativo. I processi decisionali inclusivi sono quasi fatti tutti così. Dove la parte più importante, quella che sta qua sulla parte sinistra, quindi dove la parte di negoziazione, della decisione, poi la disseminazione del risultato, è solo una conseguenza del lavoro che si è fatto prima. Adesso poi vedremo, nell'ultima mezz'oretta vi faccio velocemente vedere alcuni strumenti. Cioè quello che chiamano la ricognizione, l'analisi. Poi la parte di dialogo, di informazioni, di scambio, cioè tutto il lavoro che sta nella preparazione della fase poi decisionale vera e propria. Poi per noi è la fase essenziale, perché è da lì che vengono fuori tutti i temi e le questioni importanti da trattare. E gli strumenti, adesso li vedremo, sono strumenti proprio semplici che conoscete tutti, però una buona fase di analisi, di outreach, come definiamo noi, cioè andarci a cercare le persone, i problemi, eccetera, è la parte essenziale. Per quello incontri per piccoli gruppi, interviste singole, piccoli focus group, chi l'ha nominato prima, eccetera, per definire il problema, quindi capire quali sono gli attori con cui lavoriamo, capire cosa ne pensano, cosa sono disposti a fare all'interno del processo decisionale, cioè sono disposti a parteciparvi oppure no, se sì, con quali risorse, eccetera. Questa è la parte più importante, perché se noi facciamo bene questa parte, allora poi siamo in grado a un certo punto di decidere: faccio un processo partecipativo sì o no, e come lo faccio, quali strumenti uso, quanto tempo mi do per arrivare a quegli obiettivi che mi sono dato. Mi è capitato più volte di fare la fase di analisi e a un certo punto dire: su questo processo non è il caso di fare un processo partecipativo, perché o non ci sono le condizioni, o perché si può fare coinvolgendo un numero ristretto di soggetti, eccetera eccetera. Quindi all'inizio, quando vi dicevo progettare il processo decisionale, cioè dedicare del tempo a il problema, gli interessi, le persone e gli strumenti, è l'aspetto più importante. Perché poi, una volta che noi abbiamo fatto bene questa indagine e conosciamo bene il nostro contesto di riferimento, quali sono i problemi principali che la comunità in qualche modo ci sottopone, ci ha segnalato, eccetera, allora è lì sì che con l'amministrazione o il promotore del processo possiamo anche decidere quali sono i temi su cui abbiamo tutte quelle condizioni, quelle caratteristiche, quindi possiamo intervenire, quali sono invece i temi che non possiamo affrontare. Perché? Perché l'amministrazione ha un'altra idea, perché non abbiamo le condizioni di tempo, i soldi, eccetera. Quindi lì al pubblico ci si può presentare, e bisogna presentarsi con processi che sono strutturati, cioè quando iniziano, quando finiscono, cosa facciamo, no? In base a quei problemi, quelle esigenze, quelle aspettative che noi abbiamo raccolto in questa prima fase. Poi trovare le soluzioni quindi è quasi una conseguenza, è più effimero, ci si arriva al definire insieme delle soluzioni possibili. Quindi nella mia esperienza
raramente non siamo arrivati a concludere i processi, a trovare delle soluzioni condivise. Molto raro. Il grosso problema che incontriamo noi adesso è sulla fase dell'attuazione delle politiche, che non riguarda solo i processi partecipativi, perché riguarda anche i processi tradizionali. Però quello è il punto, quello è il vero nodo. Adesso fortunatamente abbiamo strumenti, metodologie che ci consentono abbastanza con sicurezza di affrontare questi tipi di problemi. Poi non sempre ci si riesce, ovviamente, non vanno bene sempre, a volte si fallisce, anzi spesso si fallisce, ma questo serve per poi trovare, no, soluzioni diverse e migliori. Quindi adesso vi farò vedere alcuni strumenti, c'è una carrellata, ve li dico quasi così. Ci sono degli strumenti che ci servono in questa prima fase e quelli che ci servono nella seconda. Cioè in questa prima fase c'è quella che noi definiamo di ascolto, di analisi. Quindi abbiamo approcci tecnici per l'ascolto, approcci tecnici per l'interazione costruttiva e poi approcci tecnici per l'organizzazione dei conflitti. Questa parte qui non riusciremo a farla, però. Le faccio solo vedere, ovviamente sono tantissimi gli strumenti, sto cercando di concentrare in due ore quello che si fa. In corsi lunghissimi, però la cosa fondamentale che noi vediamo nel nostro lavoro è che una volta individuato alcuni soggetti, individuati degli interessi, perlomeno a tavolino, quindi costruito una prima mappa degli attori, quali sono i nostri potenziali interlocutori, la cosa principale è quella di andarli a sentire uno a uno. Non c'è un altro metodo, non ci sono altri metodi, e quindi andarli a cercare vuol dire proprio andarli a intervistare. Poi ci sono diversi metodi e tecnici per fare delle interviste, ma è il contatto diretto sul loro luogo di lavoro, sulla sua residenza, a casa sua, eccetera, e per raccogliere osservazioni, proposte, problemi, come vede quel tipo di problema, che soluzioni ha in mente, quello che dicevo prima, è disposto o meno a partecipare al processo decisionale, che idea ha del processo, eccetera. Quindi una prima fase di analisi, questi sono alcuni strumenti possibili, dove il ricercatore, il facilitatore si costruisce un quadro, cerca di capire qual è il contesto, quali sono i problemi principali e quali sono le risorse che ha a disposizione. Fare una buona mappa degli attori, una buona analisi del conflitto e dei soggetti con cui potremmo avere a che fare è indispensabile per i successivi sviluppi del processo, quanti sono gli attori, che risorse hanno, eccetera. Quando io ho fatto questa prima parte di analisi, quindi ho in mente più o meno le caratteristiche, il contesto, i soggetti che ho di fronte, quali sono le loro aspettative, ho poi a disposizione una serie di strumenti metodologici, anche questi strautilizzati in tutto il mondo, che ci possono servire a secondo del tipo di processo che ho in mente di fare. Ci sono strumenti che ci aiutano a definire scenari condivisi. Immaginate i progetti di pianificazione strategica, i progetti che servono per fare i piani strutturali, gli strumenti urbanistici, eccetera. Cioè, strumenti che
consentono di coinvolgere un numero anche consistente di persone e che servono appunto per arrivare a definire degli scenari di intervento, scenari condivisi. Qual è la visione di sviluppo, ad esempio, del mio territorio? Come mi immagino la mobilità nei prossimi 20 anni? Cosa sono disposto a fare io per realizzare quel tipo di iniziativa o di intervento? Quindi sono processi nello schema che vi facevo vedere prima, strumenti ancora di apertura, cioè che mi servono per imparare delle cose, quindi non sto ancora chiudendo, non sto ancora trovando una soluzione. Io coinvolgo un numero notevole di soggetti per aiutarmi a capire quali potrebbero essere dei possibili interventi su quell'area. E quindi come appunto ci immaginiamo la mobilità piuttosto che altre, l'economia, lo sviluppo culturale, eccetera. Raccogli delle idee. E quindi sono strumenti che ti danno dei risultati che sono aperti. Quindi stai ancora imparando, sei nella fase di ascolto. Se nella fase precedente hai individuato alcuni soggetti, questi sono strumenti che ti servono per prendere quei soggetti, farli lavorare insieme e cominciare a costruire delle politiche comuni. Abbiamo poi strumenti che invece sono dei veri e propri strumenti di simulazione progettuale, laboratori progettuali, planning for real, eccetera, cioè dove, dopo aver fatto l'indagine ascolto, quindi dopo aver conosciuto anche lì il contesto, avere indicativamente quali sono le iniziative che si possono fare, abbiamo degli strumenti che ci consentono di progettare pezzi di territorio. Un planning for real piuttosto che i laboratori progettuali, un planning for real si riescono a progettare parti di città con 400-500 cittadini nell'arco di una giornata. Quindi vuol dire anche lì raccogliere una serie di osservazioni, proposte, eccetera, mediate, questo con dei professionisti, architetti, eccetera, che lavorano con i cittadini. Oppure, io mi ho definito tecniche basate sulla spontaneità, Open Space Technology, World Café, non so se li conoscete questi strumenti, io vado un po' veloce, ma dove anche qui abbiamo la possibilità di coinvolgere un numero molto molto elevato di persone che ragionano su questioni chiave che noi poniamo, su un tema di interesse o dell'amministrazione, eccetera, che è stato costruito grazie alla ricerca, all'analisi, all'ascolto fatto precedentemente. Potrebbe chiarire un primo punto che sembra lo simbolo dell'ascolto attivo. Ascolto attivo, ascolto passivo? Sì, cioè l'ascolto attivo sembra... L'azione dell'ascolto è tipicamente passiva, per cui l'ascolto attivo, quando un tipo di ascolto è attivo, uno strumento come il questionario, che è una forma di ascolto, com'è corato? Cioè, quando è... Questionario è uno strumento, sì, no? Che ha una serie di limiti. Molto grosso, innanzitutto è uno strumento, possiamo definire statico, che fotografa, no, da una fotografia a un certo momento in una certa situazione. Qual è la difficoltà nel fare un buon questionario? È riuscire a porre delle questioni che interessano il ricercatore, ma che in qualche modo sono di interesse anche di chi è sottoposto alla ricerca, cioè chi risponde al questionario. Tutti noi è capitato di almeno rispondere a un questionario o telefonico, eccetera. Lì qual è il problema? Che spesso ci vengono poste delle questioni a cui noi non abbiamo mai pensato, non sono le nostre questioni, sono temi di interesse del ricercatore legittimo, eccetera. Quindi noi possiamo rispondere in coscienza più o meno
in modo dettagliato e eccetera, dopo un po' ci stufiamo, inventiamo, eccetera. Quindi ci sono tutti degli elementi distorsivi su quel tipo di strumento. Poi ripeto, è uno strumento statico. Per quanto viene fatto bene, ti dice rispetto a questo tema, in questo momento preciso, su quell'argomento, su quel tema così come io l'ho presentato, i miei interlocutori mi dicono questa cosa qui. Se nel tempo, anche solo pochi giorni dopo, la questione cambia leggermente, quel questionario quindi non vale più, perché appunto è una fotografia. L'andare ad ascoltare le persone, cioè andare a fare delle interviste, eccetera, cioè diverse forme di interviste, eccetera, ha ovviamente una serie di vantaggi, innanzitutto perché è molto meno statico, nel senso che tu riesci ad affrontare più argomenti secondo l'interesse del tuo interlocutore, riesci a appunto seguire non solo i suoi interessi, ma illustrarti del perché no, ha certe posizioni rispetto a un'altra cosa che un questionario non, che con un questionario evidente che non riesce a fare. Sulla differenza tra ascolto attivo e passivo, vi consiglio, per chi è interessato, di leggere questo bellissimo libro di Marianella Sclavi che si intitola Arte di ascoltare mondi possibili. Ed è lei che dice quali sono le 7 regole dell'ascolto attivo per differenziarlo da quello passivo. Quindi dico solo alcune brevemente, eccetera. La questione principale è che tutti noi pensiamo, no, di essere dei bravi ascoltatori, no? di interloquire con dei soggetti, ascoltarli e comprendere in realtà quello che è. Marianella Sclavi ci insegna attraverso questo libro, attraverso queste regole, che in realtà l'ascolto attivo è predisporsi ad accogliere le altre persone. Cioè, una delle prime regole è che se vuoi realmente capire quello che un altro ti sta dicendo, devi presupporre che questa persona abbia ragione, ti devi mettere realmente nei suoi panni. Questo perché? Perché tutti noi, me compreso, no, faccio molta fatica a volte ad uscire, no, da questo schema, perché anch'io sono, per quanto faccio questo di mestiere, ho dei miei valori, ho dei miei preconcetti, spesso mi capita di lavorare in alcuni contesti dove sono tentato ad esempio di entrare in un'assemblea piuttosto che in un contesto, immaginare già quello che mi diranno le persone, perché su certi temi conflittuali ho fatto decine e decine di incontri, decine e decine di interviste. Riuscire a uscire, no, da questa cornice, cioè dalle proprie posizioni, dai propri convincimenti, forse allo stesso livello dell'altro, supporre che questa persona abbia ragione e ascoltarlo realmente, questa è la vera differenza tra ascolto passivo e ascolto attivo. C'è anche lì Marianella che dice, Sclavi dice, non abbiate fretta di arrivare alle conclusioni. Le conclusioni è la parte più effimera della ricerca, la parte più interessante è quella precedente, cioè come arrivate a definire questo problema, a capire il soggetto che hai di fronte. L'altra cosa importante che fa capire ad esempio a me, ma l'ho imparato sempre attraverso questo libro, è usare tutti gli elementi di spiazzamento come elementi di apprendimento e di comprensione. Tutti noi di fronte a un qualche cosa che non sappiamo, una situazione che ci spiazza, eccetera, tendiamo a chiuderci, no? E in realtà quando noi sentiamo quella che Marianella chiama la fitta al cuore del progettista, cioè quando noi ci sentiamo che stiamo entrando in un campo un po' minato, no? Perché non abbiamo le conoscenze, o perché il nostro interlocutore ci spiazza, perché la pensa in modo diverso, perché si sta dicendo delle cose che magari non comprendiamo o che vanno contro i nostri valori, eccetera, quelli sono momenti di snodo. Se noi impariamo a utilizzare, capire, comprendere queste nostre emozioni, eccetera, quello è il momento in cui stiamo imparando, perché anche noi stiamo uscendo dalle nostre cornici che abbiamo, perché appunto abbiamo una certa storia, certi saperi, eccetera eccetera. Quindi la differenza, se posso dire, che non è proprio quello che dice Marianella Sclavi,
tra l'ascolto passivo attivo e l'ascolto attivo, un esercizio continuo, no? un continuo esercizio nel mettersi in gioco e nella predisposizione ad imparare, quindi a riconoscere il tuo interlocutore, qualsiasi esso sia, come, visto che tu l'hai scelto dal momento che sei tu che sei andato ad intervistarlo, come un soggetto che ti può dare delle informazioni utili. Può entrare in rapporto con te, eccetera, devi essere predisposto però ad ascoltarlo, a sentirlo. E quindi questo lo può fare solo chi si allena un po'. Quindi questa è la differenza. Poi il libro è grosso così, quindi ci sono molti casi e molti... Però secondo me questi sono gli aspetti che a me hanno colpito di più e che mi aiutano di più nel mio lavoro. Quando mi sento in imbarazzo, e quindi quello è un momento che sta succedendo qualcosa che probabilmente mi può aiutare a capire. E l'altra questione è mettermi nelle condizioni proprio intellettuali, mentali, di comprendere l'altra persona. Cioè mettermi al suo posto, provare a mettermi al suo posto, a ragionare come lui. Se io non analizzo... diversa da quello che utilizzo nel caso specifico, insomma, una questione personale proprio. Ma è una questione che per chi fa ricerca sociale è fondamentale, no? Perché anche io ammetto, sono tentato a volte di, perché è anche molto faticoso ascoltare le persone, entrare in rapporto con loro. Ognuno magari poi ha i suoi problemi personali, quindi non sempre c'ha voglia. Non è una cosa semplicissima, no? da fare. Però è un esercizio costante, è un esercizio costante che si deve fare. Quando si comincia un'intervista e alla terza parola si immagina di aver già capito dove questo interlocutore andrà a finire, vuole andare a parlare, quello è proprio l'ascolto passivo. Registro una certa cosa, ma la filtro con una mia cornice di valori, di posizioni, eccetera, che non mi consenta realmente di capire quello che mi sta dicendo. Qui volevo spiegarvi facendovi vedere un po' di fotografie, eccetera, ma niente di particolare. Avete delle questioni? Se no, poi andiamo a prenderci un caffè. Questa è una carrellata di foto per farvi vedere che certi tipi di strumenti si usano dal piccolissimo gruppo, quindi 3-4 persone che ragionano intorno a un disegno, a processi dove si riescono a coinvolgere un numero molto ampio di persone sui temi più differenti. Questo ad esempio è un planning for real, cioè uno strumento che ci aiuta a progettare con i cittadini una serie di interventi di tipo fisico. Gli si chiede, dopo una parte di indagine ascolto, che cosa vorresti, quali sono le tue esigenze, che tipo di arredo, dove metterlo, e attraverso un gioco di simulazione progettuale. Non sono strumenti molto costosi, vedete. Mi è piaciuto il planning for real. Qui la parte interessante secondo me di questo strumento Thank you.
la parte interessante di questo momento, perché l'altra critica che viene mossa spesso agli strumenti partecipativi è questa, che non era indicata nelle slide, che spesso attraverso gli strumenti partecipativi si costruiscono dei gran bei libri dei sogni, no? Dove ci sta tutto dentro, però non c'è una selezione, non sono fattibili, eccetera. Questo è uno strumento semplice dove in realtà i cittadini, attraverso un gioco di simulazione attraverso diverse stanze, arrivano a un certo punto dove devono scegliere, no, che tipo di intervento fare sul proprio territorio, e lo scelgono attraverso delle carte opzione, che sono queste, possono essere disegnate in mille modi. Ogni carta ha un valore, no, economico, e noi sappiamo quanti soldi abbiamo da spendere su quel territorio, che tipi di strumenti possiamo realizzare, eccetera. Quindi i soggetti che vanno poi acquistano di fatto, tra virgolette, queste carte, le giocano sul plastico, possono prenderne un numero limitato, quindi devono dichiarare le loro priorità in qualche modo. E poi andarle a mettere su un plastico fisico, cioè dove voglio fare quel tipo di intervento, e anche lì alla fine del percorso non è che si contano quanti sono gli interventi e quindi si fa un calcolo di tipo statistico, ma è attraverso il dialogo, no, con professionisti, questi che vedete che prendono due miei ex soci, quindi due urbanisti, che dialogano con i cittadini, quindi dicono perché hai scelto quell'opzione, perché la vuoi mettere lì, quali sono le ragioni per cui pensi che questo intervento sia utile o non utile, eccetera. Quindi è anche questo, come vedete, un enorme strumento di informazione, di conoscenza e con, ripeto, centinaia di persone. Questi invece sono altri strumenti che si basano più sulla spontaneità, questo è un open space, no? Technology, chiamato, dove c'è un modo di organizzare di fatto delle conferenze, solo che qui non ci sono dei relatori invitati a parlare, ma le persone decidono l'agenda dei lavori, i temi di discussione, costruiscono dei gruppi di discussione a partire da una domanda, da una questione che l'amministrazione ha posto, l'amministrazione o chi l'ha organizzato. Qui ad esempio si sta lavorando questo di parecchi anni fa sull'agenda 21 della provincia di Torino, e la domanda è: che sviluppo serve, quale sviluppo serve alla provincia di Torino, quale sviluppo, non la ricordo, per un reale sviluppo sostenibile, una cosa di dire. Comunque si pone una questione, una domanda, e quella che la nostra rete di riferimento, i nostri interlocutori che abbiamo scelto, ci aiutano a rispondere a quella domanda. Ma non ci sono persone che dicono qual è lo sviluppo sostenibile migliore, quali sono i temi, eccetera. Ma sono i nostri interlocutori che, rispondendo a quella domanda, creano dei gruppi di lavoro. Quindi creano la loro agenda, e alla fine della giornata tu hai tutta una serie di temi, proposte, eccetera, che ti vengono dati dalla discussione di questi soggetti. Scusi, e poi vengono scelti? Poi vengono scelti i soggetti? In questo caso era tutta la rete dell'Agenda 21 della provincia di Torino, quindi erano associazioni ambientaliste, tutti quelli che avevano fatto progetti di sostenibilità, le aziende energetiche di gestione dei rifiuti, eccetera. Quindi in quel caso lì la rete era molto definita, perché entrava all'interno di questo processo che era in qualche modo delineato. Abbiamo fatto strumenti di questo genere dove invece la partecipazione è aperta alla cittadinanza. In una serie di piani strategici il tema era lo sviluppo della città, ed era aperta a tutti i cittadini, proprio perché la maggior parte di questi cittadini erano in qualche modo persone interessate o professioniste o membri di associazioni, eccetera. Ma insieme a questi portatori di interesse, diciamo così, c'erano anche cittadini interessati al tema della città, al suo sviluppo, eccetera. Questi sono quegli strumenti che nell'altra slide erano basati sulla spontaneità. Io qui siamo veramente in una fase di apertura del processo decisionale, cioè l'amministrazione o chi gestisce i
il processo vuole sapere dalla propria comunità di riferimento, no? Che cosa ne pensa su un tema. Quindi quale sviluppo può avere la città di Sant'Orso da qui ai prossimi 20 anni? Quindi tutti i cittadini che vogliono partecipare, quelli che noi andiamo a cercare, eccetera, in una giornata, provano a rispondere a quella domanda. Quindi secondo me lo sviluppo sarebbe questo, e quindi secondo me questo è un tema che dovrebbe essere discusso. Bene, io lo propongo e vado a discutere di questo tema con chi vuole parlare di questo tema in una stanza. Ho un'ora di tempo per discuterne. Alla fine della discussione io vado a un computer e scrivo una relazione con i punti principali. Quindi con uno strumento del genere noi, a seconda delle persone che abbiamo, riusciamo a fare in un'unica giornata 20-30 gruppi di lavoro su temi che ha deciso il nostro pubblico. Quindi possono esserci dei temi che noi non avremmo mai immaginato, quindi non stabiliamo noi un'agenda di lavoro. Queste persone parlano tra di loro, quindi i gruppi si formano in modo spontaneo, quindi basato veramente sugli interessi. Io voglio parlare di assetto idrogeologico, bene, mi interessa, vado a quel gruppo e parlo con quei soggetti, mi stufo, vado da un'altra parte, quindi estremamente produttivo. Molto utile. Com'è? Molto utile come sistema. Sì, questo è molto utile in una fase di apertura dei processi decisionali. Cioè io non sono che devo decidere, io voglio sapere la mia comunità cosa ne pensa su un certo tema. Alla fine di questa giornata io ho un report che è ancora un documento molto eterogeneo, perché dentro ci sono proposte, suggerimenti, cose che magari non si possono realizzare, c'è un po' di tutto. Però è una prima raccolta di informazioni, di dati, di impressioni. Cioè, poi dopo ovviamente devo usare degli altri strumenti per andare a definire meglio il problema, capire cioè il tema, capire quali sono le risorse, chi lo fa, eccetera. Però è uno strumento formidabile, perché io in una giornata di lavoro, immaginate, posso lavorare con 200-300 persone insieme e arrivare alla fine della giornata con 10-15 temi importanti che quei soggetti hanno discusso e mi danno dei suggerimenti. E dare la possibilità a tanta gente di incontrarsi praticamente. Si mangia sempre da qualche parte. Ha strumenti sempre più sofisticati per farvelo vedere. Questo è un Electronic Town Meeting che abbiamo fatto in Toscana per la elaborazione della legge regionale sulla partecipazione. Quindi qui circa 400 persone, in parte cittadini, in parte portatori di interesse, eccetera, hanno lavorato. Anche qui l'evento dura una giornata, in realtà è successo durato un anno, no? Di costruzione della legge. Però in questo caso lavorano una giornata per piccoli gruppi su alcuni temi, anche lì per tirare fuori osservazioni, proposte, eccetera. Rispetto all'altro strumento che ho fatto vedere prima, che è basato sulla spontaneità, quindi c'è una domanda generale e poi le persone definiscono i temi, si trovano e discutono per gruppi, qua invece il processo è molto più strutturato, perché c'è una guida alla discussione, ci sono dei temi specifici che noi vogliamo trattare, che abbiamo costruito in una fase prima di analisi, ascolto, e quindi questi soggetti gli chiediamo di lavorare su alcune questioni che noi sappiamo già essere prioritarie, sulle quali possiamo lavorare, perché ne abbiamo anche validate, chiamate tra virgolette, con l'amministrazione. Quindi sono temi molto specifici, quindi con quali contenuti deve avere la legge, quali sono i criteri, eccetera, eccetera. Questo strumento qui, a parte la complessità nella gestione, ha un elemento in più, perché adesso poi vi lascio, che è già tardi, la discussione in questi piccoli gruppi, no? I risultati di questa discussione, che vengono raccolti attraverso tutto un sistema telematico, eccetera, ci consente alla fine del percorso di avere da un lato la sintesi delle discussioni dei singoli tavoli e dall'altra costruire da queste discussioni delle questioni, delle domande
che quei cittadini, quei partecipanti possono in qualche modo votare. Quindi uno strumento che ci consente non solo di affrontare temi specifici che noi abbiamo definito, ma di tenere conto delle discussioni nei singoli tavoli e da quelle discussioni tirare fuori delle questioni che gli stessi interlocutori alla fine, se si vuole, possono votare. Quindi alla fine tu hai la discussione, il voto e quindi un risultato ovviamente molto più forte rispetto al processo precedente. Visto che questo è morto, potrei dire che è il momento di fare